Ciao a tutti, allora sto preparando una focaccia, qua abbiamo 950 grammi, aspettate, 950 grammi di farina, abbiamo un 700 grammi di farina 00 con 11 di proteine, poi abbiamo un 200 grammi di farina integrale con 12. Aspettate un attimo, resta un 12 e mezzo, sono tutte farine da supermercato. Poi 9 grammi di lievito di birra fresco perché è una focaccia che mi è stata richiesta per stasera, la voglio fare nel giro di 6 ore, 5 ore e mezza, 6. E ho aggiunto perciò 700 di farina 00, 200 grammi di farina integrale e 50 grammi di una multicereale che non ha, è alta di proteine ma non ha, non crea molto molto glutine e ho aggiunto un 30 grammi di olio. Acqua siamo intorno a quasi al 70%. Adesso andiamo a vedere l'impasto, ok? Allora, parto subito a mischiare leggermente le farine col minimo, vedete? Così girano un po' le farine. E poi inizio piano piano a inserire l'acqua. Allora, quando lavoriamo con le planetarie, come ho già detto spesse volte, le planetarie non nascono per l'impasto del pane o della pizza. Perciò dobbiamo avere qualche accortezza per far sì che l'impasto non si scaldi troppo o non si rovini troppo. Vedete, io con calma vado a inserire l'acqua, cercherò di tutta l'idratazione totale entrare subito con un buon 60%, ok? Guardate, adesso sono proprio al minimo a farla girare. Sono farine che comunque assorbono bene. Da questa ricetta farò uscire due teglie da 40x30, metterò 800 grammi di impasto perché è una focaccia che verrà servita in un buffet dove alcune verranno tagliate a metà e altre vorranno farcite sopra. Perciò rimarrà leggermente alta, ecco perché 800 grammi in teglia. Poi voi potete metterne di meno se vi piace più bassa, come volete voi. Adesso sentite, lascio asciugare bene l'acqua che ho inserito, poi dipende dalla boule che avete voi della vostra planetaria, ci sono alcune che sono più strette alte e altre invece sono un po' più basse e più larghe. L'importante è che vedete che sul fondo non rimanga della farina asciutta, in questo caso la sta prendendo tutta, lascio che amalgama piano piano. Sono entrato con la foglia perché comunque mi prende bene tutti gli ingredienti. Non è un'altissima idratazione perché stiamo parlando di un 70%. Vedete che adesso pian piano inizierà a sforzare sempre di più sulle pareti. Allora, con calma poi entro anche con l'altra acqua. Se, vedete, adesso sta già iniziando a sforzare ed è al minimo. Non arrivate mai. Ecco, poi il problema di queste planetarie, per quanto si voglia, io sono a 950, vedete già che tende un minimo a arrivare al bordo. Per me l'ideale con queste macchine qui, con queste planetarie qua, è sugli 800 grammi. Poi se voi riuscite ad andare oltre il chilo, complimenti, ma secondo me sforza parecchio. Perché vedete che adesso si è attaccato tutto alla foglia. Allora, quando si attacca così alla foglia, fermatevi. Perché sta lavorando ma non è che lavora molto sull'impasto, ok? Tirate su, io la riporto di nuovo giù. E adesso, visto che gli ho fatto già incorporare un po' dell'acqua e tutto quanto, ma l'impasto è duro, io entrerò col gancio adesso, mi trovo bene così. Mettiamo un
gancio. Così il gancio occupa meno superficie all'interno e sforzerà di meno. Sempre al minimo, Vedete che lo fa lavorare meglio. Adesso metto l'olio. E rivado con un goccio d'acqua. Messo il mio impasto, si lascerà un po' andare, non è un problema. Ok, adesso lo lascio lavorare piano piano, non c'è mai bisogno. A questo punto molti alzerebbero la velocità, non serve. Lasciate lavorare l'impasto con calma, che le farine assorbono bene i liquidi. Quando si parla di idratazione, non calcolate mai il quantitativo dell'olio dentro l'idratazione, no. L'acqua è un liquido, l'olio è un grasso, sono due cose diverse, ok? Dategli il tempo di lavorare piano piano piano. Potete tranquillamente fermare di nuovo, alzare, ribaltare l'impasto, io lo ribalto, vedete? E lo rimetto di nuovo giù. E lo faccio di nuovo lavorare. Adesso entro un pochettino col sale che mi aiuta ad asciugare. E ne tengo un pochettino, L'acqua l'ho usata da frigo, siamo intorno ai 6-7 gradi, in laboratorio siamo sui 24-25. Stamattina pioveva, adesso fa di nuovo, è arrivato di nuovo il caldo. Pian piano vedete che l'impasto asciugherà l'acqua e inizierà a tirarsi su verso il gancio. Cerco, vediamo se così lo vedete meglio. Adesso dal minimo alzo proprio leggermente. Io qua ho un minimo, due tacche, uno, una tacca, due, perciò arriviamo da 0 a 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e lo lascio lavorare con calma. L'acqua gliela andrò a inserire quando mi avrà pulito la mia boule, ok? Vedete che pian piano si sta staccando dalle pareti, ovviamente dipende da come avete la boule, non tutte si staccherà verso il fondo, magari avrete incordato l'impasto ma non si sarà staccato completamente dal fondo. Vedete che mi sta asciugando la boule? Allora adesso vado con l'altra acqua, piano piano ovviamente. Porto un pochettino, se proprio dobbiamo aumentare la velocità, quasi arrivare a 2, si porta verso la fine, ma quei 10 secondi per dargli un po' più di corda, ma niente di più. Allora io in questo caso lo faccio sempre, fermo,
alzo di nuovo e vado a ribaltare l'impasto, così la parte sotto la porto sopra, ecco fatto, la rigiro completamente, se no rimane sempre sotto. Facciamo girare ancora un po'. Io in questo momento sono a 1 di velocità e vedete che già lavora bene comunque la planetaria. Poi in base alla vostra calcolatevi le velocità che avete. L'ultimo pochino di sale. Ok, adesso finiamo che lavori. Siamo quasi alla fine. L'ultimo colpo, cosa faccio? Riprendo di nuovo. L'impasto è freddo, ma è ancora da arrivare a incordare completamente. Vedete, però ha già la sua corda, ma è umido. Lo giro così. Lo giro sotto sopra. Ok. Pulite così, riportate giù, rimetto di nuovo a 1. Uno e mezzo, detto massimo, possiamo, io arrivo massimo a 2, non di più. Se devo superare 2 lo supero per una decina di secondi, non di più, proprio alla fine. Allora, come impasto vedete che non scaldiamo, siamo a 22,6, 23. Ci ho
questo posso tranquillamente arrivare a 25-25 minuti. Vedete che dai bordi si stacca, ma fa fatica a staccarsi dal basso. Sicuramente quando poi andrò a aumentare leggermente la velocità tenderà ad staccarsi anche leggermente dal basso. Poi vi ripeto, possiamo anche andarlo a finire sul tavolo quel poco che vi manca, eh? Però qua parliamo di una focaccia. Ok, adesso vado ad aumentare, da 2 la porto a 4. Vedete, quasi subito tenderà a staccarsi da sotto, si è quasi staccata del tutto, adesso si è staccata, vedete che la planetaria comincia a muoversi da sola perché si stacca del tutto. Ok. Adesso io la vado a finire sul banco. Vediamo bene. Adesso vi porto qui, così la vedete la chiusura sul banco. Così. Ok. Allora, stacchiamo dal banco. Scale. Così possiamo anche andare a chiudere. Adesso la lascerò riposare coperta 20 minuti. Ok? 20 minuti in copertura. Poi gli darò un minimo di piega ancora e dopodiché la manderò in lievitazione. Ci vediamo per il risultato finale più tardi. Ciao a tutti!